a Salerno un incontro importante sull'autismo, la scuola va a Canestro. Ci vuole spiegare di cosa si tratta? Si tratta di un progetto che nasce da lontano e che va a completare un percorso. Abbiamo provato con questa iniziativa a cercare di aggregare tutti i genitori. In che senso? L'accordo di rete era partito, sono 40 scuole. Abbiamo ottenuto la formazione, abbiamo ottenuto i seminari, abbiamo ottenuto il coinvolgimento dei dirigenti, abbiamo avuto del GLHO, la presenza del tecnico del comportamento a scuola, quindi abbiamo voluto provare a mettere in atto quanto si era realizzato. Questo non è null'altro che una terapia, è proprio l'applicazione della terapia per il bambino autistico, riguarda l'inclusione, riguarda il rapporto con i bambini, riguarda il tecnico del comportamento che interviene, l'insegnante di sostegno che partecipa, la scuola che ha messo a disposizione delle strutture, quindi il comune che ha messo un contributo in questa iniziativa. L'ASL, che in un certo qual modo partecipa lo stesso, perché durante il GLHO è stato proprio scritto che dovevano fare queste iniziative. Abbiamo scelto il mini basket perché il mini basket prevede e permette, visto che i bambini autistici in gruppo, così, a parte che sono tutti diversi, però in gruppo di 5 bambini sono più gestibili, quindi acquisiranno le regole, il comportamento, il movimento, lo sguardo, sono tutta una serie di interventi che permetteranno di facilitare. Voglio sottolineare che abbiamo dato un'altra lezione in questo mini progetto, perché sono coinvolte le materne, le elementari, le medie e le superiori, il percorso scolastico intero del bambino autistico. Il suo intervento ha messo in luce un punto importante, il fatto che a sud di Salerno molte zone sono abbandonate a se stesse per quel che riguarda il problema dell'autismo. È proprio il bambino autistico che è lasciato a se stesso, perché il sistema è collassato per la non collaborazione. L'ASL cammina per fatti suoi, il comune cammina per fatti suoi, la scuola cammina per fatti suoi. L'INPS abbiamo scoperto che ha nuove interpretazioni, cammina per fatti suoi, quindi la famiglia in un certo qual modo nelle regole attuali che qualcuno pensa di interpretare è persa. Basti pensare che l'intervento sui bambini autistici qua si basa secondo la legge ex articolo 26, la prescrizione per andare nei centri di riabilitazione. I centri di riabilitazione sul territorio della provincia di Salerno sono circa 17 e potranno ospitare sì e no, voglio farla sporca, no? 50, 60, 100, 150, ma noi siamo 150. A Sapri, in questo gruppo che abbiamo creato, ce ne sono 8, 9, 10, 12 e la maggior parte di questi, perché ci siamo censiti, non esiste per l'ASL, a Vallo, a Salerno stesso, a Battipaglia, a Ponte Cagnano. Questo mini progetto che abbiamo fatto è un progetto scientifico, per una valenza scientifica, perché le figure che intervengono non sono figure esterne, sono figure qualificate, che hanno attuano un intervento mirato per obiettivi prefissati. Dice, ma anche il centro farà la stessa cosa. La differenza è questo, che un genitore, se vedo mio figlio a casa, acquisisco come posso intervenire. Quando ho finito la terapia, persevero. Invece in quel centro, dopo quell'ora, quelle due ore, quelle tre ore, buio. Ed è la stessa cosa che riguarda la scuola, materne, elementari, medie, buio. È la stessa cosa l'intervento, buio. Insomma, io non dico che voglio abbronzare, ma hanno pochi sole.